Pumpkins e benvenuti in un nuovo video. Da quanto tempo non portavo sul canale un book haul? Da quanto tempo? Sono passati un sacco di mesi e mi dispiace perché io amo fare video book haul, però in realtà ultimamente non è che ho comprato tantissimo e in più non mi ricordavo mai quello che compravo, e quindi questa volta l'ho fatto bene, mi sono segnata tutte le cose che ho comprato e vi faccio vedere tutti i libri di maggio. Siete pronti? Siete pronti, sì. La prima bellezza che vi faccio vedere è Carry On di Rainbow Rowell. Questa è la nuova edizione ed è bellissima. Presa su Book Depository, mi sembra a 8-9 euro. Però dentro è fatta così ed è meravigliosa, è meravigliosa, mi piace tantissimo. È troppo bella. Questa è la spine e mi piace tantissimo. Carry On parla un po' della storia di Simon, che è questo prescelto destinato a sconfiggere il tedio, che è il nostro antagonista, e ci troviamo in una scuola di magia con bacchette, incantesimi, vampiri. Infatti uno tra questi è proprio Baza, che è il compagno di stanza di Simon, e vabbè, è troppo bello questo libro. Dopodiché, già che le copie non sono mai abbastanza, ho preso Acomaf, quindi A Court of Mist and Fury di Sarah J Maas, perché sto anche facendo la collezione di questi paperback e questi sono quelli USA. Questo l'ho pagato una decina di euro. Book Depository tra l'altro me l'aveva inviato un po' rovinato, perché qua c'è un taglietto, qui le pagine sono piegate, e quindi mi sono fatta rinviare un altro. Ho appena scoperto che la persona che mi ha messo a posto la camera me l'ha rotto. Dopo da Inescandescenza. Dopo da Inescandescenza. La Fazzi poi mi ha inviato Absence, di cui vi ho fatto anche la recensione, e questa copertina mi piace tantissimo. Tra l'altro questa volta hanno fatto la spine nera, cosa buona e giusta, perché quella spine fucsia, un po' pugno nell'occhio. E questo qui costa 15 euro. Parla di questi quattro ragazzi che diventano invisibili, nessuno più ricorda di loro, e saranno costretti a compiere un viaggio che li porterà in Cile, Ecuador, insomma non vi dico di più perché ho già fatto la recensione e perché altrimenti vi faccio spoiler. Sono stata troppo contenta di aver ricevuto questo libro. Presa un po' dall'onda di Anna dai capelli rossi, perché se seguite Netflix è uscita la serie TV dal nome Anne with an A, ovvero Chiamatemi Anna, e ho deciso, appena ho visto le prime puntate, di leggere Anna dai capelli rossi, e quindi l'ho dovuto comprare per forza. Questo è del battello a vapore, costa 12 euro ma io l'ho pagato 10 mi sembra, ed è troppo carino, mi piace un sacco questa edizione. All'interno ci sono anche questi piccoli trafiletti che spiegano magari il nome di qualche fiore, a che cosa serve, oppure delle leggi che erano in vigore all'epoca, oppure delle dicerie. C'è anche una ricetta di dolci, se vi fa piacere saperlo. Tra l'altro questo è stato secondo me uno tra gli acquisti migliori, perché poi ne parleremo meglio nel wrap up, che è troppo bello. Poi come non prendere Ignite Me di Tyre Mafi? È stato tradotto finalmente l'ultimo in italiano dalla Rizzoli, sono molto contenta perché è bellissima ed è anche leggermente più chiara dell'edizione in inglese, cosa che apprezzo. Ed è veramente troppo bello, mi piace un sacco, cioè guardate qua, è o non è uno spettacolo? Io non vedo l'ora in realtà di rileggermelo, perché sì, ce l'ho pure in inglese, però vabbè. Quelle sono le mie ossessioni, no? Chantal e le sue ossessioni. Io come sempre vi esorto a leggere Shatter Me, perché è una serie bellissima e perché finalmente l'hanno tradotta in italiano, quindi voi non avete più nessuna scusa. E l'ultimo ma non meno importante è L'impero di polvere di Eleanor Herman, tradotto dalla HarperCollins, e questo è il secondo volume della stirpe di Dei e di Re. Sono felicissima di aver preso questo libro, perché a parte che la copertina mi piace un sacco, molto più della prima. Costa 16 euro, mi sembra che su Amazon l'ho pagato un pochettino di meno, ma ho letto il primo, mi è piaciuto tantissimo perché parla un po' della storia di Alessandro Magno, però rivisitata in chiave fantasy, infatti è tutta roba inventata, però è stato parecchio bello, un po' sullo stile di Game of Thrones, quindi se vi piace Game of Thrones secondo me potete apprezzare questo lavoro qui. Io non vedo l'ora di leggere il secondo, perché poi dalle premesse e anche dalle recensioni questo dovrebbe essere migliore anche del primo, quindi questo rispetto al primo è anche molto più bello dentro, perché il primo è tipo è color crema chantilly. Quindi niente ragazzi, io ho finito di mostrarvi le cose che ho comprato questo mese di maggio, perché in realtà non vi ho fatto vedere gli acquisti del Comic Con e ciò che mi hanno regalato a compleanno, perché già ci sono i video. Quindi io spero di
proseguire così, di farvi sempre i video book haul, perché io amo mostrarvi quello che compro. E tra l'altro vi faccio questo appunto perché è una novità: sono diventata affiliata Amazon, quindi se comprate dai link che vi lascio qui sotto o proprio dal link Amazon, a me arriva una piccola commissione che ovviamente mi permetterà di prendere altri libri e di parlarvene sul canale. Voi ovviamente non ci rimettete niente, quindi se vi fa piacere utilizzate per favore il mio link Amazon. Il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto, di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto, commentate che cosa avete comprato voi questo mese di maggio e qual è stato il migliore acquisto. Io vi mando un bacio, ciao pumpkins!